Un saluto agli amici e alle amiche di Domenica Italiana dalla redazione di World News Web 24. Come sapete, in queste ore l'Argentina è impegnata negli quarti di finale del campionato del mondo in svolgimento in Qatar e perciò per quanto riguarda il commento a questa gara ve lo forniremo nella nostra versione radiofonica ogni domenica mattina. Ma in questa occasione andiamo a appunto non solo la partita dei quarti di finale dell'Argentina, ma anche quelle delle altre squadre impegnate in questi 2 giorni mondiali. Scattano i quarti di finale. Si parte alle 16 con la sfida Croazia-Brasile. Negli ottavi la formazione croata aveva battuto ai rigori per 4-2 il Giappone. Il Brasile, che è tra le squadre per la vittoria finale, aveva strapazzato per 4-1 la Corea del Sud. Alle 20 Olanda-Argentina. Fra le poche nazionali europee rimaste, l'Olanda ci arriva grazie al successo per 3-1 sugli Stati Uniti e medita la vendetta dopo la sconfitta subita nel Mondiale del 2014. Mentre l'albiceleste ha sconfitto 2-1 l'Australia. Le torri puntate sulla sfida più incerta del mondiale. Alle 16 Marocco-Portogallo, africani vincenti ai rigori sulla Spagna, lusitani 6-1 contro la Svizzera. Alle 20 Inghilterra-Francia, i primi vincitori 3-0 al Senegal, i secondi 3-1 alla Polonia. E adesso parliamo di scuola perché è partito un interessante progetto un anno fa all'Istituto di Istruzione Superiore Augusto Righi di Cirignola nel Foggiano in collaborazione con il Dipartimento di Matematica della Università di Bari. A guidare i ragazzi in questo percorso è la docente dell'Istituto citato, la professoressa Maria Teresa Cassotta. L'abbiamo intervistata. Ecco che cosa ha detto ai microfoni di Domenica Italiana. Parliamo anche del liceo matematico, professoressa Cassotta. Che cos'è e in cosa consiste? Il liceo matematico quindi si propone proprio di aumentare negli studenti la consapevolezza di quello che fanno e di riscoprire la matematica anche in altre discipline come può essere per esempio l'arte, l'architettura, la filosofia, la letteratura. Noi abbiamo aderito a questo progetto già dallo scorso anno scolastico, in collaborazione con l'Università di Bari, nello specifico col Dipartimento di Matematica. Il nostro referente è la professoressa Antonella Montone. Punto di forza, infatti, di questa iniziativa è proprio questa stretta collaborazione col Dipartimento di Matematica. Abbiamo realizzato 2 percorsi interdisciplinari. Uno di informatica e statistica, un percorso che ha permesso ai ragazzi di costruire una vera e propria indagine statistica su temi di loro interesse. E l'altro invece di arte e geometria. I ragazzi hanno potuto fare delle attività laboratoriali, hanno creato dei manufatti, hanno usato dei software specifici per riscoprire la matematica anche nell'arte. Spesso gli studenti ci chiedono il perché di certi argomenti o il perché sia necessario appunto studiare la matematica anche quando non sembrerebbe di facile applicazione nella vita reale. E quindi uno degli scopi, delle finalità appunto del liceo matematico è quello di far riscoprire la matematica nella vita reale. E così siamo arrivati al termine del nostro appuntamento anche questa settimana. Vi salutiamo, vi diamo appuntamento tra 7 giorni. Restituiamo la linea Pasquale Paoletta per Domenica Italiana, Mimmo Siena, World News 24.